L'Aquila perde nuovamente terreno rispetto alla capolista Vezzano, battuto oggi 3-0 dallo Spoltore. Del Gallo senza Sparvoli, che oggi torna al Caprarese con la maglia rossoblù, e Petito opta per planamente falso 9 e lancia Chiacchiaretta dal primo minuto. Proprio i due giovani, insieme all'altro 2003 Belli e Palena, saranno determinanti per la vittoria finale. Chiacchiaretta subito dopo 30 secondi, cavalcata sulla destra e conclusione che la difesa ospite respinge. Al decimo passano gli azulgrana, traversone dalla sinistra di Belli per Chiacchiaretta, che da due passi batte Bozzi per l'1-0. Ci prova l'ex Sparvoli, ma la conclusione termina tra le braccia di Palena. Al ventunesimo ci prova Loviso dalla bandierina, il numero 1 di casa rinvia, Shiba di testa non inquadra lo specchio. 60 secondi ancora Loviso da corner, nuovamente il portiere di casa a liberare, Di Norcia appostato al limite, conclude sopra la traversa. E al 24esimo l'Aquila capitalizza al meglio il suo momento migliore, tocco di mano in area di Zazas che viene ammonito e calcio di rigore decretato da Di Florio di Lanciano. Dagli 11 metri si presenta Di Ruocco che calcia malamente, Palena blocca. Al 28esimo traversone di Di Ruocco per la testa di Shiba, ancora una volta il portierone di casa ad opporsi. E al 29esimo arriva il 2-0, traversone di Zanetti per planamente di testa, chiama all'intervento il portiere ospite. Sulla ribattuta il numero 10 insacca per il 2-0. L'Aquila non ci sta, al minuto 34 sinistro di Di Ruocco a impensierire ancora una volta la difesa di casa. Lovisio da posizione defilata ci prova su punizione, con i pugni respinge nuovamente Palena. E il primo tempo si conclude con D'Ercole che pesca Sparvoli, l'ex a tu per tu con Palena si fa ipnotizzare dall'ex compagno di squadra. Con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa, subito fuori Di Norcia e D'Ercole, dentro Peic e Carbonelli, le mosse di Giampaolo. Ancora Loviso protagonista al quinto dalla bandierina per Carbonelli, Palena nuovamente a blindare la porta. Ci prova sempre il neoarrivato Loviso, calcio di punizione deviata dalla barriera, torna in possesso della sfera, conclusione, ma ancora una volta il portiere di casa dice di no. Al minuto 20 si rivede lo Spoltore, Selva Allegra per planamente, cavalcata a campo aperto verso la porta avversario, ma il suo tiro viene smorzato da Bozzi. Al minuto 24 Scognamiglio sugli sviluppi di punizione, battuto dal solito numero 5, ancora una volta però Palena si oppone alla conclusione. Minuto 34, azione di Selva Allegra sulla destra che conquista un calcio d'angolo, lo stesso numero 7 tra i protagonisti della gara, direttamente in porta e centra il palo alla sinistra di Bozzi. Si accende l'ex Sparvoli, ma Palena in giornata di grazia respinge la conclusione. E al 42esimo cala il sipario, perla di planamente dai 25 metri a togliere le ragnatele sotto l'incrocio dei pali, Bozzi battuto. La gara si chiude al minuto 48 con il pallonetto che si perde sopra la traversa e Spoltore che festeggia.